Inks, need you tonight. E non abbiamo bisogno solo questa sera, ma sempre. Abbiamo bisogno invece della nostra Tamara Malleo che ci dà le indicazioni precise, puntuali e anche pieni di contenuto anche, cioè non è che ci sia solo andate lì, andate là, in riguardo al mondo del teatro e a farla diventare un'abitudine per noi. Buongiorno Tamara! Buongiorno Fabio, buongiorno agli ascoltatori e le ascoltatrici di Crystal Radio e di Good Morning Milano. E allora, partiamo subito. Vai! Due appuntamenti che sono uno teatrale e uno letterario, ma che in qualche modo aprono, perché sappiamo che il teatro apre le finestre. Quindi, il primo appuntamento è in una zona che di cui non ho ancora parlato, che si chiama Zona Indipendente Artistica ed è un luogo fondato nel 2023, quindi proprio da pochissimo, da un gruppo di attori, attrici, registe, registi, tra cui c'è Irene Serini, che è un'attrice che io seguo da tanto tempo e che ultimamente si è impegnata in un lavoro su Mario Mieli, che è un personaggio poco conosciuto. Questo spazio per la drammaturgia indipendente accoglie nel fine settimana, quindi sabato 9, no, scusatemi. Sì, no, accoglie, scusatemi, accoglie degli spettacoli che portano, diciamo così, testi indipendenti e che portano soprattutto autrici e autori indipendenti. Quindi, secondo me, è uno spazio da visitare. Si trova, perché ti piace tanto, in zona Viale da Cermenate, quindi Metropolitana Verde, Abbiate Grasso, e quindi facilmente raggiungibili anche dai mezzi. Gli spettacoli sono quasi sempre il fine settimana, quindi sabato e domenica, di solito ad orari molto accessibili, quindi 19:30, 20, quindi molto, si può raggiungere facilmente. Quindi gli appuntamenti li potete trovare sul loro sito Zona Indipendente Artistica. Vi consiglio di visitarlo perché è veramente uno spazio indipendente, tra quelli Zona indipendente indipendenti. artistica. Allora, invece, l'altro appuntamento da non perdere, secondo me, questo fine settimana è Book Pride, perché Book Book Pride si Pride, apre ok. venerdì, quindi domani, e si chiuderà domenica. Vi dico subito precisamente lo spazio, perché io ogni volta poi mi Super Studio Maxi Milano, Vabbè, sì, in via Moncuco. lì Tamara è disastro perché c'era il Super Studio, poi è arrivato il Super Studio Più, poi è arrivato il Super Studio Più Maxi. È come quando vai al fast food e dici, me lo vuole large, medium, no, non si capisce più. Quindi, no, ti Esatto, capisco perché non ti Super concetto. Studio Maxi. Super Studio Esatto, Maxi, ok. a Milano, Moncucco. in via Moncucco, si trova in zona Famagosta, quindi, e il Book Pride è una fiera. Quindi è una fiera di editorie indipendenti, ci sono gli editori, però ci sono anche le librerie indipendenti, ci sono autori e autrici indipendenti che propongono il loro lavoro, il loro percorso. Ci sono una serie di incontri sia per bambini, bambine, ragazzi, ragazze, c'è tutta una zona appunto per la fascia di dai 0 anni ai 18, e poi c'è tutta una fascia chiaramente rivolta agli adulti, però ci sono veramente tantissimi incontri. Quest'anno, come novità, hanno portato da Tome, che si occupa, che è un famosissimo giocatore di pallacanestro, che io non conoscevo perché non conosco la pallacanestro, ma famosissimo, che quest'anno ha lasciato il basket e si sta dedicando, diciamo così, ad altre attività. Lui è un lettore onnivoro, quindi hanno consegnato a lui tutta la parte dello sport, quindi c'è tutta una parte dedicata agli incontri con lo sport, ma c'è anche una parte dedicata agli incontri con cantanti. Per esempio, c'è un incontro domani, no, scusatemi, sabato, con la rappresentante di lista, per esempio, che parla degli autori, delle autrici che l'hanno influenzata, hanno influenzato lei e lui, il duo della rappresentante di lista. E veramente ci sono incontri di ogni genere, c'è anche la possibilità di conoscere autori e autrici appunto indipendenti, case editrici indipendenti. C'è anche una nuova casa editrice che debutta questa settimana sul mercato editoriale, che è Boots, quindi da conoscere e da scoprire. Book Pride, trovate tutte le informazioni sul sito. Devo dire che secondo me è un evento che ci può portare a scoprire e Qua conoscere. quando inizia, ricordiamo bene le date?
venerdì 8, scusatemi, venerdì 8 fino a domenica, giusto. Sì, venerdì 8 fino a domenica 10. Ok, perfetto. Book Pride, abbiamo un cucco, sì. Super Studio Maxi, ok, non Super sbagliamo. Super Studio Maxi. Va bene, dai. Tamara, grazie allora. Questi, grazie a voi. Grazie anche perché ormai stiamo spaziando, non siamo solo, sì, sul teatro, ma... il teatro ci porta sempre, insomma, a conoscere spazi e luoghi, perché il teatro apre finestre. E allora grazie per averci, grazie, aperto le finestre, per fatto entrare questa ventata d'aria fresca nelle nostre vite. Grazie, buona giornata e buona settimana. Anche a te, Tamara, buon weekend e ci vediamo a teatro allora. A presto, Tamara Malleo, e andiamo avanti con la musica. Harry Styles con Satellite, 8 e 13 minuti, arrivano i nostri ospiti fra poco qui con noi, Deborah Villa.